Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi voglio parlare e analizzare insieme in generale il nuovo banner che sarà disponibile all'interno del gioco con l'introduzione della versione 1.4. Nuovo banner d'armi che aprirà per l'appunto la nuova versione di gioco e proporrà allo stesso tempo la rerun per quanto riguarda il banner di Venti. Venti, personaggio che viene definito come personaggio principe di questo evento, in quanto effettivamente parteciperemo a quello che sarà una fiera o comunque la festività di Mondstadt. Detto ciò, voglio appunto parlare delle nuove armi 4 stelle che verranno introdotte all'interno del gioco sia tramite questo nuovo banner che vedete adesso su schermo, più un nuovo arco che verrà fornito tramite il completamento di quelli che saranno i minigiochi e gli eventi che per l'appunto caratterizzeranno questo festival di Mondstadt. Parliamo subito col vedere queste nuove armi. Sono armi 4 stelle, dove appunto avremo una spada, un arco, un catalyst. Fondamentalmente parlando, l'arco che vedete in questo momento al centro è l'arco 4 stelle che viene regalato durante il periodo degli eventi e minigiochi della festività di Mondstadt. Sarà possibile addirittura portarlo al Refine 5, il che penso sia abbastanza interessante come in generale come struttura dell'arma possa essere abbastanza interessante, ma ne parleremo successivamente. Iniziamo parlando della spada, The Halley Flash. Halley Flash, spada a una mano 4 stelle, che tecnicamente sembra essere una reskin, praticamente la Favonius modificata di colore, dove viene presentata con l'esempio del livello 90 e il refinement a 1, dove abbiamo un incremento dell'Elemental Mastery di 55 e un Base Attack di 620, il che addirittura mi sembra anche abbastanza alto. Non so se effettivamente, cioè, può arrivare veramente a 620 di attacco, ma supera addirittura anche armi 5 stelle, il che è un po' strana come cosa, però effettivamente parlando è un ottimo Base Attack. Fondamentalmente parlando, l'effetto praticamente è un incremento del danno effettuato dal personaggio che equipaggia questo tipo di arma del 12%, mentre invece subire danni disabilita questo effetto per 5 secondi. Quindi un'arma che funziona con l'invulnerabilità o comunque con il fattore di non farsi colpire per mantenere comunque l'effetto di quest'arma attivo. Potrà essere ottenuta all'interno del banner, questo nuovo delle armi, però non verrà rilasciata successivamente nel banner permanente. Quindi per il momento questa è un'arma che potrà essere ottenuta soltanto su questo banner. Devo ammettere, come giudizio personale, che quest'arma potrebbe essere interessante. Un Elemental Mastery, comunque, che viene utilizzata in una spada a una mano con alcuni personaggi che comunque possono effettivamente sfruttare l'Elemental Mastery, anche se in realtà è tutto un discorso sempre relativo. Più che altro è giusto considerare la substats per quanto riguarda l'arma, ma bisogna anche considerare l'effetto che quest'arma produce, e l'effetto dell'arma che viene prodotto è molto interessante. Un incremento del danno che viene effettuato addirittura del 12% a Refine 1 è molto interessante. Con i nuovi meta, o comunque con la nuova, chiamiamola, strategia di gioco che mi piace di più, utilizzare personaggi con scudi o personaggi che proteggono il team fa sì che noi non perdiamo praticamente mai l'effetto di quest'arma, perché tecnicamente, se riusciamo a gestire bene le protezioni e gli scudi, non subiremo danni.
e quindi di conseguenza avremo un effetto sempre attivo di infliggere sempre danni attivi. E secondo me non è affatto male, specialmente se il base attack raggiunge davvero 620, perché è un ottimo base attack. A livello 90 non immaginavo che un'arma 4 stelle, ma sarà perché comunque io non ho mai maxato un'arma al 90 4 stelle, quindi non ci ho mai fatto effettivamente caso, ma potesse arrivare effettivamente a una cifra così elevata. Per quanto riguarda l'arco, invece, il Windbloom Odd, livello 90, refinement sempre a 1, ma vi ricordo che quest'arco, essendo in regalo con la partecipazione agli eventi, potrà essere scambiato molteplici volte fino a raggiungere il refine 5. Quindi questo sarà un arco molto molto interessante. E devo dire che mi piace parecchio, per essere un arco comunque free to play, o comunque per essere un arco che comunque ti viene regalato, è ottimo. È ottimo perché aumenta l'elemental mastery di 165, e comunque personaggi che hanno comunque necessitano, tra virgolette, l'elemental mastery, con arco ne abbiamo diversi. Il base attack si ferma a 510, quindi un po' più basso rispetto il paragone con le altre due armi che abbiamo qui in sovraimpressione, però l'effetto è molto molto particolare. Perché? Dopo aver utilizzato un elemental skill, si riceve un bonus from the Ancient Wish of the Windbloom che praticamente incrementa l'attacco del 16% per 6 secondi. Ora, se noi tecnicamente avessimo un personaggio con l'arco che ha un cooldown abbastanza ridotto, tecnicamente si potrebbe sfruttare questo effetto e mantenerlo sempre attivo, perché rinnovandolo ogni 6 secondi il nostro incremento d'attacco rimarrebbe sempre attivo. Ma potrebbe essere sfruttato anche in altre maniere, magari utilizzare il bonus di Elemental Mastery per l'Elemental Skill, aumentare l'attacco e poi successivamente sfruttare il nostro potenziale offensivo. Io penso che quest'arma in realtà, soprattutto al Refine 5, aumenti comunque di un buon numero l'attacco. Quindi di conseguenza noi adesso leggiamo 16%, ma al Refine 1. Probabilmente al Refine 5, se i calcoli che mi faccio in testa sono esatti, dovremmo arrivare al 32, circa un raddoppiamento delle statistiche, o almeno solitamente funziona così. Poi magari potrei anche sbagliarmi, perché essendo comunque un'arma 4 stelle magari il bonus è un po' più inferiore, però a naso, facendo comunque due calcoli, tecnicamente arrivare a un 32 o comunque un 30%, mettiamola lì, facciamo finta che si arrivi a un 30% di attacco in più per 6 secondi è tanta roba per un personaggio che comunque ha la possibilità, anche un Tartaglia stesso, buttiamola lì, proprio sul caso più eccezionale, anche un Tartaglia che comunque con quest'arco a Refine 5, quindi ha la possibilità di avere un buon boost in attacco, facciamo l'Elemental Skill, cambiamo le Dagger e picchiamo come dei pazzi. Per 6 secondi abbiamo un boost in attacco eccezionale che ci permette di fare tanti 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 danni. Quindi non la vedo una cosa così malvagia. I 6 secondi purtroppo non aumentano. Questa sarebbe stata una cosa molto figa, perché se fossero aumentati i secondi insieme all'incremento dell'attacco mi sarei messo veramente a ridere e possibilmente avrei consigliato quest'arco su Tartaglia. Nonostante l'Elemental Mastery come substats, che può essere più o meno discutibile, l'effetto sarebbe stato decisamente broken e sicuramente l'avrei consigliato per Tartaglia. Mentre invece per quanto riguarda il book, quindi il catalyst che abbiamo a disposizione in questo nuovo banner, si chiama Wine and Song. È energy recharge addirittura del 30.6% in totale e 565 per quanto riguarda l'attacco. Un effetto abbastanza particolare, perché colpire un avversario con un attacco normale diminuisce la stamina consumata per quanto riguarda lo sprint o l'alternate sprint, che penso sia comunque la corsa o lo scatto soltanto. Penso che l'alternate sprint
possa essere la corsa prolungata, mentre invece lo sprint, anzi, forse al contrario, cioè dove lo sprint viene intesa la corsa a duratura e l'alternate sprint sia praticamente il scatto e poi fermi, scatto, fermi, scatto, fermi. Dovrebbe essere più o meno così, del 14% per 5 secondi, quindi riduzione di quella che è la stamina. Addizionalmente, usando lo sprint o lo sprint alternativo come abilità, incrementa l'attacco del 20% per 5 secondi. Quindi avere la possibilità di utilizzare questo catalyst per scattare, aumentare l'attacco, scattare, aumentare l'attacco, non so voi, ma mi viene in mente Sacros. Non so perché, io effettivamente parlando forse perché io la gioco in questa maniera, ovvero dove utilizzo Sarcros e praticamente faccio lo scatto, utilizzo l'elemental skill, scatto di nuovo e riutilizzo l'elemental skill. Quindi tecnicamente mi viene da associare lei perché comunque io faccio questa cosa. L'unico problema è l'energy recharge. Se qua questo catalyst avesse avuto elemental mastery, probabilmente avrebbe... non dico bypassato, ma probabilmente sarebbe stata un'altra scelta alternativa al Sacrificial Fragment, che personalmente parlando penso sia perfetto su Sarcros. L'energy recharge comunque sì, ti può aiutare comunque a caricare prima la tua burst, ma personaggi come Sarcros che riescono ad attaccare comunque grandi quantità di nemici penso che non sia necessario, così come non sia necessario su 20 un energy recharge. Molto meglio investire comunque su un elemental mastery o un critical rate, critical damage in base alle situazioni. Devo dire che però questo libro mi ha suscitato diverso interesse, perché energy recharge come substats in realtà potrebbe essere applicabile a tantissimi altri personaggi. Anche una Mona a me viene in mente. Mona, sappiamo benissimo che tramite l'energy recharge guadagna anche un bonus hydro e di conseguenza riesce anche in qualche modo a sfruttare questo effetto, perché attaccando con Mona possiamo anche scattare, girare attorno agli avversari con la nostra elemental skill e quindi incrementare il nostro attacco, quindi diventare ancora più forti. Quindi devo ammettere che questo libro in realtà è molto meglio di quello che sembra. Penso che l'arma migliore tra queste quattro sia probabilmente la spada. Anche perché comunque avere un danno incrementato in percentuale fissa senza subire danni, abbiamo visto come ormai comunque all'interno del gioco sia abbastanza semplice, in base ovviamente anche ai personaggi che abbiamo. Anche se devo ammettere che l'arco mi ha stuzzicato e il libro ha suscitato un po' di pensieri per quanto riguarda appunto la mia testa. Detto ciò però andiamo ad analizzare adesso, andiamo a vedere un attimo nel dettaglio quella che è l'arma principale di questo banner. Arma principale di questo banner che si chiama Elegy for the End. Ovviamente mi scuso per lo spam che ho messo in alto a destra, ma non sapevo come riempire quello spazio vuoto, per cui ho deciso di mettere un po' di abbellimento a destra e a sinistra. Nuovo arco 5 stelle che a quanto pare sia stato detto creato su misura per 20, adesso vedremo se effettivamente è così. Per quanto riguarda ovviamente quello che vedete su schermo, abbiamo un esempio di un'arma a livello 90, però ovviamente a refinement livello 1. Energy recharge del 55.1% e base attack di 608. Quindi addirittura meno della spada 4 stelle che abbiamo visto prima. Per quanto riguarda l'effetto, invece, abbiamo un effetto abbastanza complesso. Un effetto complesso che però è bello da vedere, perché se le armi cominciano ad avere questi effetti di boost per il party un po' più complessi, diventano interessanti da pullare. E non più, e quindi delle volte magari conviene più pullare un'arma per potenziare un personaggio che già abbiamo, piuttosto che il personaggio senza arma che magari risulta un po' più debole. Una parte del Millennium Movement The Dead Wanderer Amidst the Winds incrementa l'Elemental Mastery di 60. Quindi partiamo già dal presupposto che abbiamo un Energy Recharge incrementata del 55% e un Elemental Mastery incrementata di 60% di base.
Quando si usa un elemental skill o un elemental burst, il personaggio che ha equipaggiato quest'arma, che colpisce l'avversario, quel personaggio, quindi il personaggio che possiede l'arco, guadagna un sigillo of remembrance. Questo effetto può essere attivato una volta ogni 0.2 secondi e può essere attivato anche se il personaggio non è presente sul campo da battaglia. Quando si vengono a possedere 4 di questi sigilli, tutti quanti questi sigilli vengono consumati ai membri del party che ovviamente stanno vicino adesso, quindi a colui che possiede quest'arma, e otterranno il buff Millennial Movement Farewell Song, che sarà un effetto che durerà per 12 secondi. Questo effetto incrementa l'Elemental Mastery di 100 e l'attacco del 20%. Una volta che questo effetto sia attivato, non si potranno più guadagnare sigilli della Remembrance, quindi Sigil of Remembrance, per 20 secondi. E ovviamente più effetti di Millennial Movement non potranno staccare tra di loro, quindi potrà esserne utilizzato uno solo, magari per ogni 20 secondi all'interno del party. Sono degli effetti particolari perché, per quanto riguarda l'attivazione di questi buff, o comunque l'attivazione di questi effetti, in realtà ci sono delle cose da sottolineare. Innanzitutto il fatto che l'energy recharge, a mio avviso, per 20 non è così necessaria. Avrei preferito, a dire la verità, elemental mastery. Se proprio non vuoi dare un'altra statistica ad un personaggio come 20, io personalmente in quest'arco, se tu lo vuoi progettare comunque per 20, avrei dato elemental mastery. 20, a mio avviso, non necessita una energy recharge così abbondante. È molto veloce con le sue skill e ha comunque la possibilità di ricaricare molto velocemente la sua burst, che tra l'altro, raggruppando più nemici insieme, ti permette quasi sempre di riottenere buona parte dell'energia che hai già utilizzato e speso precedentemente. Quindi energy recharge potrebbe essere effettivamente sì una cosa positiva, perché per un personaggio come 20 praticamente ti permette di spammare quasi sempre la sua burst, ma tecnicamente la sua burst la spammi già normalmente, quindi non so se effettivamente questo arco, così come è stato idealizzato, possa effettivamente andare bene su un personaggio come 20. Io al momento 20 lo possiedo con lo Stringless, che credo essere l'arco 4 stelle migliore in assoluto per lui. Tra l'altro ho un refinement 3, quindi ho il 24% addirittura dei danni che infliggo più con elemental skill e burst, quindi a maggior ragione. Il fatto di puntare l'elemental mastery su 20 potrebbe avere un senso in realtà, perché essendo un personaggio Nemo, come vi ho detto sempre, la possibilità di avere elemental mastery e quindi l'aggregazione degli elementi, soprattutto per un full set Viridescent, come può essere un personaggio Nemo, in elemental mastery può essere interessante. Solo che 20, a differenza anche di una Sarcrows, per esempio, sfrutta molto meno l'elemental mastery. Sarcrows, a dire la verità, grazie anche alle sue stesse skill, grazie ai suoi stessi effetti, a mio avviso, sfrutta molto meglio l'elemental mastery, cosa che 20 potrebbe sfruttare, ma non più di tanto. Questo effetto, tra l'altro, per come si legge dalla descrizione, può essere comunque accumulato. Quindi se anche io, per esempio, utilizzo 20 e faccio elemental skill e poi subito la burst, io ogni volta che attacco il mio nemico, e dato che l'effetto può essere rinnovato ogni 0,2 secondi, io praticamente tramite la burst di 20 in realtà sblocco subito questo effetto della Farewell Song, perché quando faccio la burst ovviamente ho un tick di danno ai miei avversari ogni tot, quindi di conseguenza anche se lascia il campo di battaglia come c'è scritto, io continuo ad accumulare i sigilli. Quindi una volta che ho accumulato tutti i sigilli effettivamente posso sfruttare l'effetto. Ora, dato che questi stack comunque si accumulano
anche per diciamo anche col personaggio fuori dal campo, quindi fuori dal terreno di battaglia, e a quanto pare non vengono persi, perché tu comunque li accumuli sempre a prescindere, anche se sei al di fuori del campo, quindi quando tu cambi il personaggio non perdi questi stack. Io direi che quest'arco può essere utilizzato effettivamente da molti più personaggi, e non solo 20. Può essere utilizzato anche, guardate, a mio avviso può essere utilizzato anche da un Aghanim. Cioè un Aghanim che per esempio possiede un energy recharge aumentata, un elemental mastery che cresce grazie a questi effetti, messa all'interno di un team, che magari può essere un team permafrozen, per esempio, con Mona, o comunque con un team che ti consenta di gestire al meglio la paralisi e il frozen, avere energy recharge e spammare in continuazione la sua burst, effettivamente ti può consentire di avere un ottimo vantaggio su tutto ciò. È vero che l'elemental mastery, come ho detto sempre, è più una caratteristica da Nemo, però definire secondo me quest'arco solamente esclusivo per 20, un pochettino storcio il naso, perché secondo me può essere utilizzato comunque su molti più personaggi e non solo su 20. Anzi, paradossalmente io su 20 preferisco lo stringless, ancora a maggior ragione preferisco lo stringless, però vabbè, è ovviamente una mia considerazione personale, è una mia opinione. Infatti è per questo anche che espongo il video, proprio per permettervi di potermi dare anche la vostra opinione. Detto ciò, io spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di queste nuove armi e soprattutto cosa ne pensate di quest'arco. Fatemi sapere se pullerete in questo nuovo banner delle armi. Io come sempre vi aspetto con un prossimo video o in live sul mio canale Viola. Detto questo, vi saluto, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Bye bye!